Benvenuti ragazzi con la terza parte di Riflessione Blu. Allora, siamo tornati un attimo indietro rispetto alla parte precedente perché questo dialogo ho fatto una minchiata. Ma lo sapete, io le minchiate, le cazzate le faccio sempre. Non sono i miei let's play se non faccio le cazzate. Questo dialogo lo dobbiamo sentire perché è importante. Mi dispiace per voi. Dove siamo? Questo è il Common, un mondo fatto dell'insieme collettivo del subconscio delle persone. Sembra però una zona diversa da quella di Sanae. Che cosa vuoi dire? Il collettivo inconscio è l'inconscio che giace dietro tutte le insicurezze che abbiamo. L'inconscio individuale è influenzato dai sentimenti di una persona, ma oltre quello è una base condivisa. Il common è questo in forma fisica, ovvero sia ragazzi, un luogo che è formato, cioè è la rappresentazione, tipo, non lo so, la rappresentazione fisica di tutte le insicurezze delle persone. Ecco, è il common. Ci sarebbe un sacco da spiegare, ma per metterla in termini semplici, è un mondo creato dalle emozioni umane. Ecco, ci ha detto Lime, vai. Il common è diviso in quattro di zone differenti e ognuna di esse è basata su una diversa emozione. Questa qui è la sofferenza. Ben detto, sorellona. Sorellina, no, è vero, perché allora Lime e Yuzu sono gemelle. Yuzu è la gemella più grande e Lime è la gemella più piccola. Ben detto, sorellina. Hai capito adesso? Penso di sì, ma... Perché? Come fate a sapere che questa zona è diversa da quella di Sanae? Questa sì che è una domanda facile, perché ti stavamo guardando prima? Lo sapevo, quelle voci eravate voi. Bingo! Ti stavamo guardando fin da quando sei arrivata a scuola. Ti abbiamo aspettato per un lungo tempo, Ina. Quindi possiamo proteggere il mondo insieme. Voi stavate aspettando me? E cosa vuoi dire con proteggere il mondo? Sono anche qui! Fermatevi! Yuzu, Lime! Ah sì, vabbè, qui ci ha chiamato per nome, ecco, qui è dove avevamo interrotto l'episodio 2. Insomma, abbiamo scoperto cos'è il luogo in cui viaggiamo e viaggeremo tante volte in questa guida. Il Common è una... No, aspettate, tranquilli. La tele che abbiamo qui, quando fa troppo caldo, dà questo problema. A volte... Sì, diventa nera per qualche secondo, ma non è niente di grave, dai, lo fa. Poi, forse magari devo solo connettere bene una spina che si allenta ogni tanto, ma... Ma sapete cosa? Finito questo episodio lo facciamo, finito questo episodio. Allora, Lime si è trasformata in Reflector e il suo colore è il viola. Mentre Yuzu, adesso che si trasforma, la sua arma è questo orsetto gonfiabile. Poi, Yuzu aveva lo scettro, Lime invece ha questo orsetto gonfiabile. Si suona, ha detto, suona strano. Il suo colore è il verde, beh, vorrei vedere, lime viene da appunto il frutto lime che è un limone verde, per cui il suo colore non poteva altro che essere il verde. E allora, nel gioco, sì, sul terreno si controlla soltanto Hinako, però nelle battaglie controlliamo anche Yuzu e lime. Ognuna ha il suo punto di forza e la sua debolezza. Allora, Hinako è bilanciata. Yuzu è forte nella magia. Lime invece è un attaccante, è forte nell'attacco. Quindi teniamo bene in mente queste caratteristiche perché magari poi è utile su come livellarle. Che livellare i personaggi è originale qui in Blue Reflection. Quegli outfit. Esatto, siamo anche noi delle Reflector. Ma chi diavolo siete voi? Parliamone dopo che abbiamo sconfitto questi cattivoni. Hina, combatti insieme a noi. Va bene. Tranquilli che le sequenze di trasformazione, ecco, vedete, non le vediamo quasi sempre. Dopo la prima volta fanno così, taglio a breve. Anche se in qualche scena le rivedremo comunque complete, ma poi si possono saltare. Pronta? Andiamo. No, ragazzi, il tema delle battaglie di Blue Reflection è qualcosa di spettacolare, è bellissimo. Ce l'ho anche salvato sul cellulare, infatti. Allora, ecco,
Yuzu è anche la più veloce, infatti è quasi sempre lei la prima ad attaccare. Andiamo, vai. Shooting. Con attacco che consuma 30 MP. Oh, ecco, ora possiamo vedere Lime. Vediamo un po'. Oh, Crow, ruggito di falco. Per quanto riguarda i temi, vi avevo detto che Inako combatteva usando un tema a base di costellazioni, no? E zodiaco. Bene, Lime ha un tema che ha a che fare con gli animali, Yuzu invece con frutta e piante. Oh, ma stai a vomitare? Bel lavoro, Ina. Sei un talento naturale a questo. Quindi adesso mi direte riguardo qualsiasi cosa tutto questo sia, giusto? Sicuro. Noi Reflector siamo magical girls, vabbè, maghette, che combattono con il potere dei frammenti. Frammenti? Tecnicamente frammenti di Aether. In breve, sono emozioni fratturate create da sentimenti forti. Tu sei venuta in contatto con Sanae, con quello di Sanae stamattina. Ah! Questo era il suo frammento. Il lavoro di un Reflector è proteggere questi frammenti e tenerli al sicuro dai demoni. E qualche Reflector può invece stabilizzare i frammenti e condividere la loro forza con tutti quanti. Cosa? Ma allora sei deficiente, Inako! Dillo, sono deficiente! Tu sei una di quei Reflector, Ina. Poi hai già usato il frammento di Nae, vabbè, Nae, vuoi dire Sanae? E che cosa vuoi dire che ho il suo frammento? Cosa vuoi dire con stabilizzare? Ah, domande, quante domande! Dovresti essere in grado di sentire i sentimenti di Sanae in quell'anello. Lo hai stabilizzato stamattina, dopo tutto? Non sapevo che potevo sentirli, ma hai ragione, sono veramente qui. Come faccio a stabilizzarli allora? Quando tocchi un frammento, i sentimenti di Sanae sono scorsi dentro di te, non è vero? Ti sei sentita come si è sentita lei? Ti ricordi, no? Oh. Ecco, è così che collezioni un frammento e ottieni il potere. Ne abbiamo bisogno per sconfiggere nemici mitici, nemici leggendari conosciuti come i Sephiroth. Stai parlando di quello che abbiamo appena combattuto. Non mi è sembrato così leggendario a me. Quei demoni sono solo il bioprodotto, sono solo sottoprodotto dell'impatto del Sephira con il Common. Il Sephiroth è a tutto un altro livello. Basta parlare, dobbiamo trovare il frammento di Rin. Devo? Certo. O altrimenti il frammento di Rin verrà completamente distrutto. Allora sì, Lime usa i nomi delle ragazze normali. Yuzu invece ha propina tanti soprannomi. Hina, Nae, Rin. E questo cosa vuol dire? Il suo spirito sarà danneggiato. Certo, un solo frammento è una parte dei sentimenti della persona, quindi perderne uno non è un problema. Ma se molti frammenti vengono distrutti, lo spirito di una persona sarà distrutto anch'esso. E questo porterà alla sua morte. Cosa? Anche se lo sai, vuoi tirarti indietro? Ina? Sì. Se sarò sconfitta da un demone nel common, cosa succederà? Semplicemente gli diranno che si ritornerà nel mondo normale e non ci saranno problemi. Però, insomma, dobbiamo trovare il frammento di Rin. Ecco, il frammento di Rin è qui nelle vicinanze. Muoviamoci. Riguardo la carica di Aether. Allora, adesso ci hanno dato due nuove azioni. Aether Charge, che facendolo il nostro personaggio resterà fermo per un turno intero. Però intanto ricaricherà i punti magia persi per gli attacchi. E poi Fuga, che semplicemente ci farà fuggire dai nemici. Allora, ok, about leveling up, sì. Dopo certe azioni, ossia stabilizzare i sentimenti coi fragment o socializzare di più con le ragazze, ci farà acquisire i punti crescita che possiamo usarli per far livellare le nostre tre ragazze, Inako, Yuzu e Lime. Possiamo allocarli in quattro diverse categorie: attacco, difesa, supporto e tecnica. Ecco, in base qui ci spiega a quanti valori mettiamo in quali valori possiamo sbloccare determinate abilità. Ecco, per esempio, vedete, Electric Passer richiede 5 punti di attacco, poi Shooting Bear, se cui richiede 10 punti in difesa,
mentre Graceful Soul ne richiede 5 di ognuno. E andiamo, dai. Oh, finalmente si comincia a giocare. Fine della cinematica. No, 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 non voglio. Ah, sì, vabbè, ecco. Ci spiega che ci sono anche delle sfere luminose che sono oggetti che si possono raccogliere. Raccogliamone tanti, mi raccomando, che è utile raccoglierne tanti. Col tasto cerchio si salta. Con R2 e L2 allontaniamo, avviciniamo la visuale. E con quadrato possiamo tirare un colpo di spada, utile per iniziare le battaglie in modo preventivo. Ecco qua, vedete? Qui ci sono sfere luminose che sono diversi oggetti, vedi? Clean Bubble. Serviranno poi molto più avanti quando sbloccheremo l'abilità di costruire oggetti, oggetti particolari. No, ma il common, l'ambientazione è bellissima. Guardate, la zona della sofferenza è una città distrutta, tutta allagata dall'acqua. Sembra la battaglia finale in Sonic Adventure con Chaos, ma a ciel sereno. La battaglia finale con Chaos, poi mi ricordo, e c'erano tutte le nuvole. Vai! Perfetto, attacco preventivo, cominciamo noi. Andiamo, attacca Yuzu e niente, andiamo. Ah, vi devo spiegare una cosa. È apparso un triangolino accanto al nemico. Cosa significa? Ecco, resist, vedete? Allora, attacco. Allora, il triangolino... Ci sono diversi simboli accanto ai nemici. Allora, il doppio cerchio vuol dire che è super efficace. Il doppio cerchio vuol dire che è efficace. La lineetta vuol dire che ha normale effetto. Il triangolo vuol dire che non è molto efficace. Mentre la X vuol dire che avrà pochissimo effetto. Quasi quasi vale non attaccare e invece fare un'azione di supporto. Va bene. È perché infatti i nostri attacchi hanno diversi attributi, vedi? There's impact damage, fa danno impact, fa danno cuore, vedi? Heart, impact, tante cose diverse. Per il momento però abbiamo poche mosse e possiamo solo fare quelle e basta. Quindi anche ad attacchi non molto efficaci. Ah, ecco, vedi? Bear Palm e cerchio, quindi ora attacchiamo questi con Bear Palm se li ritroviamo. Vai. Qui mi tocca. Allora, come trovare un frammento? Non c'è una mappa che ci indica dove andare, avete notato? Beh, per trovare un frammento basta semplicemente raccogliere le cose e sconfiggere i nemici. Il frammento salterà fuori dopo un determinato numero di azioni. È sempre stato così e tranquilli, non... Tutta questa libertà forse può scoraggiare, ma... Sapete, che cazzo devo fare? Che cazzo devo fare? Beh, è semplicemente fare... Combattere e raccogliere un po' di cose, che non è mai male perché i materiali sono molto importanti. Poi allora vediamo un po'... Ah, Strike è più efficace, allora andiamo con Strike, ecco, bene. 56, Weak, cioè debolezza. Vediamo un po', Chill Moose... Andiamo con Chill Moose, vai. Ecco, fanno più danno, perfetto. Ocroar non è efficace, quindi andiamo a sconfiggere l'altro, dai. 105, vedete. Lime è la nostra attaccante più forte. Non vi ho spiegato un'altra cosa, ragazzi. Come ricaricarsi dagli MP e gli HP che perdiamo in combattimento? Ci sono determinati oggetti, ma ancora non abbiamo l'opportunità di usare gli oggetti. Però, la cosa che rende Blue Reflection dannatamente facile è che alla fine di ogni battaglia le tre ragazze recupereranno HP e MP automaticamente. Ecco, abbiamo finito la battaglia e adesso vita e magia sono tornati al massimo. Comodo per me, ma una cosa odiosa per gli altri giocatori. Per cui vi lascio già immaginare. Fermi tutti. Fermi tutti. Siamo un po' al limite di tempo, quindi ci vediamo alla prossima, ragazzi. Dove vi spiegherò un altro paio di cose sperando di trovare il frammento di Rin. Il frammento di Rin, perché io? Beh, non posso starmene qui ad aspettare. Devo trovare il frammento di questa ragazza. Bene ragazzi, per questo episodio è tutto, ci rivediamo alla prossima. Ciao!